E insieme presentiamo il suo nuovo libro dal titolo un po' particolare. Il titolo è Sinfonia Poetica. Ecco, quindi la prima domanda che mi viene da farti è: da dove è nato questo titolo? Allora, innanzitutto grazie a te Nicole, grazie a Marco Marchese, a Riccardo Cristiano, a tutti voi che avete architettato queste due serate, queste due bellissime serate in cui c'è stata partecipazione e c'è stato anche un momento di condivisione attraverso i libri. Parlando del mio libro, del mio nuovo libro, Sinfonia Poetica parte da un presupposto, da poema sinfonico. Il poema sinfonico in musica è praticamente inventato da Liszt nel 1700-1800, è un componimento musicale di musica classica con una storia raccontata attraverso la ripresa della letteratura. Quindi io ho voluto omaggiare la musica attraverso la musicalità delle parole e quindi ribaltare da poema sinfonico a sinfonia poetica. E questo è il mio terzo libro, la mia terza trilogia poetica, la fine della trilogia poetica. E dopo L'iperbole di un frammento e Serotonina collettiva. Adesso Sinfonia Poetica è il mio terzo libro che spero possa piacere, ma non tanto per il piacere nel leggerlo, ma nel piacere di immedesimarsi attraverso le parole in tutto ciò che rappresenta questo libro per me e quello che può rappresentare per tutte le persone che lo leggeranno. Beh, una risposta per niente scontata, non avevo dubbi. Io Marco lo conosco ormai da un po' di anni, quindi sapevo che c'era molto dietro questo titolo. Hai parlato di quello che rappresenta per te questo libro. E quindi io ti chiederei, prima di tutto, cosa rappresenta nel concreto? Seconda cosa, quello che scrivi è pienamente quello che senti tu o alcune volte magari è un pensiero astratto, un pensiero che hai dovuto mettere lì proprio in forma di poesia e che quindi non ti appartiene del tutto? Grazie della domanda. Il pensiero parto dalla fine. Il pensiero non è mai astratto finché non viene messo in pratica attraverso le parole che rappresentano l'interpretazione della realtà che do io al mondo che mi circonda. C'è molta Calabria, visto che questo festival, questa edizione di Terra Mia rappresenta anche dare voce ai calabresi e alla Calabria, e rappresenta anche il far sì che attraverso le mie parole comunque il mondo circostante si renda conto di tutti i problemi, di tutti i temi che sono citati nel libro e non solo, che sono nella vita reale, nel pragmatismo anche delle scelte che vengono fatte durante la vita della persona. E appunto, ritornando all'inizio della domanda, cosa rappresenta per me e che cosa mi dà il libro nella mia persona e nel mio essere? Rappresenta innanzitutto anni e anni di scrittura, perché è un libro, a differenza degli altri due che erano in un arco temporale, il primo dal 2014 al 2019, il secondo dal 2019 al 2021, questo rappresenta sia i miei esordi nella letteratura, nella scrittura proprio vera e propria del 2006, 2007, 2008, quando ero giovanissimo, e sia l'ultimo periodo, 2022-2023. Quindi rappresenta anche un mettersi in gioco tra sperimentazione, giochi di parole, musicalità e tutto quello che circonda la poesia, anche demitigizzando la poesia stessa nella sua aurea quasi di qualcosa di più alto, ma qualcosa che deve diventare
di dominio pubblico e deve essere completamente accessibile a tutti. Guarda, hai detto una cosa molto interessante. La poesia non interpretata come qualcosa di aulico, di lontano dalla popolazione, dal popolo, ma come una cosa che debba essere patrimonio di tutti, che debba essere compresa da tutti. E sono d'accordo con te. Una sorta di poesia che parte e si riferisce al Poesia sociale. basso, poesia sociale. Infatti tu in queste poesie non parli tanto di amore o dell'albero, le fronde, un po' così, ma vai dritto al sodo parlando di alcuni argomenti molto pesanti che a volte quando mentre leggevo dicevo, mamma mia, in una poesia viene Diceva. concentrato, esatto, viene concentrato un concetto così difficile, una problematica così ampia, così importante comunque dal livello della società odierna. Quindi ci vuoi parlare un po' dei temi che hai trattato, cosa ti ha spinto a trattarli? Noi veniamo da un contesto sociopolitico, diciamo abbastanza vicino, quindi diciamo che abbiamo, suppongo, delle idee abbastanza simili. Però dimmi un po' quali sono gli argomenti che ti interessava di più inserire in questo libro. E se sono stati gli argomenti, i temi da trattare, a suggerirti le parole da scrivere. O sono state le parole che si sono susseguite come un flusso che poi ti hanno portato a parlare di questi temi, di queste tematiche? Grazie delle due domande. La prima domanda ti rispondo subito. Mi sembra che era quella sulla poesia come sociale, giusto? La poesia sociale, i temi che rappresentano questo libro sono temi delicati certe volte, perché io non solo in questo libro, ma anche negli altri due. Ho cercato di portare temi che non fossero, come hai detto tu, sempre gli stessi: amore, amicizia, la natura. Parlo anche di questi temi, ma ne avrò scritte su 305 poesie che ho scritto nell'arco della mia vita, ne avrò scritte una ventina, trentina sull'amore. Quindi capisci bene che la proporzione non è molto usuale, diciamo così. I temi trattati sono temi delicati come la malattia, la morte, la vita stessa, il fatto di affrontare problemi, il neoliberismo, il capitalismo, il consumismo, anche temi di ordine meno compresi e più complessi, come la fobia verso le altre persone. Il razzismo, nei miei libri parlo anche di antimafia poetica, di tutti quei temi che possono essere ripresi per riprendere un discorso, appunto, e essere di riflesso momenti di condivisione, momenti anche di dibattito. Perché è vero che il lettore legge il libro a casa propria, da solo, spesso, ma io penso che la poesia deve essere anche collettiva, condivisa, una poesia che sia dirompente, che sia sociale, appunto. Per risponderti alla seconda domanda, come viene l'ispirazione, da quanto ho capito? Se sono i temi che trasportano l'ispirazione o sono le parole che trasportano l'ispirazione attraverso i temi? Io spesso scrivo titolo, poi la poesia, un flusso di coscienza. Spesso parto dalle parole invece e poi arrivo al titolo. Quindi uso entrambi i metodi, quasi come una sorta di pungolo che mi rilascia del dolore e della felicità al tempo stesso.
E penso che la cultura sia anche questo, sia rilasciare dolore e felicità al tempo stesso e far riflettere e condividere con gli altri tutto ciò che rappresenta non solo la poesia, ma anche la cultura in generale. Infatti diciamo che ogni poesia dà uno o più spunti di riflessione sulle tematiche di cui ci parlavi. Io ne ho scelte alcune, se vuoi possiamo leggerle e ce le spieghi, ci spieghi questo tuo flusso di coscienza come è arrivato. Allora. Mi ero persa la pagina. Allora, questa poesia si intitola, ha un titolo molto particolare, inaspettato per una poesia, direi, Psicofarmaci. E recita così: cocktail in mano, ormai in un tempo lontano, arriva come un fulmine la malattia, che diamine. Imprecazioni durante una tempesta nel cervello. Ho in mano un coltello. Chiudo gli occhi, colorati tutti i tocchi. Guardo una libreria polverosa, scaffali e scaffali, stupidi psicofarmaci. La normalità è una pillola, soluzione orale o puntura, chimica che distrugge un equilibrio, prendere confidenza con immensa potenza. Apro gli occhi. In un giorno al contrario, dove la psicologia è inversa, la patologia si intraversa. Ci sono droghe leggeri e pesanti, proibite le droghe e legali le farmacie ove si acquistano. Queste stupidissime e letali bugie, i psicofarmaci, rimedi fantastici, assunzione e presunzione. Nervoso nel fumare. Dopo l'istante del somministrare. Allora, io da qui ho ricavato un po' di spunti. Prima di tutto, questa malattia che arriva come un fulmine ci fa riflettere un po' su tutte le patologie che si possono riscontrare. Tu prima parlavi della malattia e della morte. Ieri abbiamo parlato di malasanità, di persone che devono scappare dalla Calabria per potersi curare e di persone che muoiono all'improvviso per queste malattie che ti colpiscono come un fulmine. Quindi già qua c'è un pensiero profondissimo. Poi questo coltello che ti ritrovi in mano, contro chi vorresti scagliarlo in questo flusso di coscienza? Perché io un paio di idee ce l'avrei. E poi parli di una psicologia al contrario, che è un po' un'idea che ultimamente sembra per prendere piede e con cui io concordo molto. Sembra un po' che la normalità sia un po' malata e che le persone che realmente sono sane di mente hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno perché si sentono fuori contesto in un mondo malsano, appunto. Questa è l'interpretazione che ho dato io. Correggimi dopo se sbaglio. E l'ultima cosa che ho potuto notare, questa sembra un po' una critica al sistema, cioè il fatto che alcuni tipi di droghe, quindi i psicofarmaci, le medicine, quelli che si trovano in farmacia,
Ma anche tu parli del fumare, quindi anche in un certo senso il fumo. Sono legalizzate, sono legali, vengono tranquillamente vendute nei negozi, nei bar. Ci sono alcune droghe leggere che invece vengono demonizzate, vengono quindi sono illegali, però sappiamo benissimo che se ne fa un largo uso e questo è sempre un pensiero mio, viene lasciato questo diritto di vendita a chi? A chi? Lo dico io, lo dici tu? Diciamo che il mio pensiero è che questo tipo di droghe leggere naturalmente vengono tenute illegali per lasciare intoccate determinati tipi di traffici, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni mafiose. Non parliamo solo di Calabria, parliamo di tutta l'Italia e di tutto il mondo perché c'è un sistema mondiale, lo spiegava anche Gratteri in una delle ultime interviste e nel suo ultimo libro, se non sbaglio, ne tratta. E quindi ti chiedo, le mie riflessioni sono giuste, sbagliate, condivisibili? Possono essere condivisibili, ma c'è chi può trovare altre interpretazioni, naturalmente. Perché io lascio molto spesso il lettore trarre le proprie conclusioni, senza dare, appunto come i psicofarmaci, senza somministrarli. Lascio il lettore leggere il libro e apprendere da sé cosa è giusto, cosa è sbagliato per lui, per se stesso. E quindi possono essere condivisibili, possono essere non condivisibili. È una poesia di denuncia, di protesta, di sociale. Puoi vederla un po' come vuoi, diciamo così. Come tu, anche altri che spero leggeranno il libro. Spero che venga trasmesso il messaggio che niente deve essere sbagliato a prescindere, a secondo il bene o il male che fa alla persona stessa. Io ho citato legali le farmacie, perché molto spesso in farmacie si trovano cose incredibilmente dannose non voglio aprire i massimi sistemi, Big Pharma, quelle robe lì, però si trovano cose incredibilmente dannose per l'essere umano stesso. Quindi mi sembra un paradosso vietare una cosa che fa male e tenerne 100 che fanno male altrettanto. Bene, ti ringrazio. Poi ce n'è un'altra che vorrei leggere, che si chiama Fobia. Recita così: in bilico in mezzo alla pioggia, contezza che poggia, un ritornello ricorre nella mia testa con tanta fatica. Corri, suoni, onomatopeici, radici. Finisce la socialità, inizia la fobia piena di umanità. Correggo, mi contengo in estasi per istasi. Allora, parliamo di questa fobia. È una fobia che ti avvicina e ti allontana allo stesso tempo dal mondo sociale, dall'umanità. E forse perché? Per quale motivo? Forse per i motivi di cui parlavamo prima, della psicologia al contrario, del fatto che la normalità oggi sembra un po' essere cambiata, essere modificata. Oppure, spiegaci un po', perché tu parli anche di questa estasi, quest'estasi della fobia, come va interpretata? Allora, questa è una poesia particolare, perché
Sembra quasi un ossimoro mettere fobia e estasi nella stessa poesia. Il discorso è che praticamente non c'è qualcosa che è normale e qualcosa che è diverso o sbagliato. È tutto normale, almeno secondo la mia concezione. Le varie fobie sociali, il razzismo, l'omofobia, tutte le fobie che ci sono all'interno della società devono essere combattute, ma col sorriso, con estasi. Nel senso, essere superiori a un qualcosa di brutto che ci viene fatto e che ci viene trasmesso dalla società stessa. Bene, un pensiero che non avevo fatto, però ci sta parecchio. E poi ce n'è un'altra. Cater si intitola Governi sull'oscurità, dea della malvagità, di nera magia, splendida poesia, di sospiri felici, tristi presagi, incroci da parte, complessivamente comanda la luna, chiarore diurna. Viaggi nella complessità di un respiro nero, sentimento divinamente vero. Allora, qua parli, prima di tutto spiegaci un po' chi è Ecate. Poi ricorre due volte il colore nero. E penso che ci sia una motivazione, se prevale questo colore in questa poesia. E quindi parli di luna, di chiarore di luna, però la contrapponi al nero. È come se fosse uno spiraglio di luce, no? Nel nero, nel buio. Parlaci un po' di questo flusso che ti ha ispirato. Ecate è un'altra poesia particolare. Ecate innanzitutto è una divinità dell'antica Grecia. È praticamente la divinità che si occupava dell'oscuro, di tutto quello che riguardava l'oscurità, eccetera, eccetera. Cioè, tutto quello che riguardava l'oscuro, il malvagio. Queste cose qua. E ho voluto dare un significato positivo sia al nero che alla stessa Ecate, perché quel chiarore di luna rappresenta come hai detto tu, uno spiraglio, ma uno spiraglio positivo nel vedere anche nelle persone che sembrano le più malvagie, le più cattive, le più anche con sentimenti brutti, anche delle cose positive, dell'umanità in loro, l'umanità anche nel rappresentare questi sentimenti negativi che è intrinseca dell'essere umano stesso. L'essere umano è bianco e nero, lato positivo e lato negativo, quindi vedere anche in loro dei lati positivi e non solo dei lati negativi deve essere importante per comprendere che tutti devono essere inclusi in un qualcosa di essenzialmente importante nel raggiungimento di un'armonia attraverso i popoli e tutte le generazioni, anche lo scambio intergenerazionale. Quindi diciamo che il messaggio è c'è del buono in tutti,
non facciamo, non allontaniamo Quindi si rischia di l'altro. discriminare al contrario, capito? Esatto, forse anche per la paura, no, dell'altro, la fobia, torna sempre un po' il tema della fobia, no? Quindi l'allontanamento dell'altro, tu ci vuoi far capire che esiste il bene in tutti, come lo yin e lo yang, no? Parlavi del bianco e del nero, e quindi lanci questo messaggio di collettività Quasi anche, filosofico. quasi filosofico, di una multiculturalità. Anche se la vogliamo mettere in questi termini, quindi la diversità è messa come punto di forza, ok, non di debolezza. E io volevo anche chiederti: ho notato che hai dedicato una poesia in particolare a qualcuno, ma forse più di una. Sì, di solito c'è sempre qualcuno che ispira le mie poesie, che si può essere una cosa, un animale, un oggetto, un paesaggio, una persona stessa. Guarda, te ne leggerei una io, dai, per concludere. Trovo la pagina un attimo. Questa tra l'altro è verso la fine. Se riesco a trovarla. Questa è dedicata a un mio carissimo amico, uno dei miei migliori amici. Al mio amico Dom. Sii tu, amico mio, fratello non di sangue, ma di cuore. Sii tu, mente pensante, pensiero coagulante. Sii tu, semplicemente un'anima, l'amicizia non contestabile. Cosa rappresenta? Un piacere parlare, anima fermento, condizionamento. Sii tu, caro amico, fiore della merla, stagione parvenza. Contesti la vita, scrittura fioriuscita. Punteggio pieno, amico sincero. Io direi di concludere così, Nicole. Io volevo proprio concludere così, anche perché Domenico, lo salutiamo magari, Sì. lo salutiamo Domenico, che lo conosco pure io, che stasera doveva venire qua e non è venuto, Vabbè, avrà avuto un e altro appena impegno. lo vediamo viene, diciamo, di tutti i colori. Allora concludiamo così, grazie Marco, e ci vediamo prossimamente per qualche altra presentazione. Va bene, grazie dell'invito e grazie a tutti. Grazie a te.